Presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni. Conto di presentare in tempi molto stretti, molto stretti la lista dei ministri al Presidente della Repubblica. Mi presenterò quindi al Parlamento con un programma che, in caso di fiducia, includa l'approvazione della legge di bilancio per il 2019. Dopodiché il Parlamento verrebbe sciolto con elezioni a inizio 2019. In assenza di fiducia il governo si dimetterebbe immediatamente e il suo principale compito sarebbe la gestione dell'ordinaria amministrazione e di accompagnare il Paese a elezioni dopo il mese di agosto. Vorrei sottolineare che il governo manterrebbe in questo caso una neutralità rispetto... In neutralità completa rispetto al dibattito elettorale. Mi impegno a non candidarmi per le prossime elezioni e chiederò un simile impegno a tutti i membri del governo. Buonasera, Buonasera. Buonasera bentornato Alucci Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle. Stasera faremo un confronto a distanza tra la maggioranza e l'opposizione, vorrei ci sarà Lorenzo Guerini che è coordinatore segretario del Partito Democratico, poi ci sarà invece Giancarlo Giorgetti, segretario della Lega e chiuderemo come la sera Germini, presidente dei deputati di Forza Italia. Non si aspettava questo epilogo. Eh. No, non me lo aspettavo e le dico è un misto tra rabbia e delusione perché eravamo arrivati a tanto così. E lo dico perché ieri sera il professor Conte ha portato al Quirinale la lista dei ministri, c'erano tutti i ministri indicati ed è abbastanza singolare poi vedere che per il fatto che uno di questi ministri in un suo libro era stato critico sull'euro e sull'Europa senza voler uscire dall'euro, anzi dopo magari lo approfondiremo, le racconto anche un retroscena interessante, ci è stato detto che questo governo non poteva partire. Il professor Savona è stato ministro nel governo Ciampi, è una persona che aveva le competenze per andare in Europa e dire state facendo il bilancio dei prossimi sette anni, bene, vi diamo 20 miliardi, ce ne spettano abbastanza per aiutare i nostri agricoltori, le famiglie e le imprese. Si è detto di no, ma il punto non era il professor Savone, il punto erano tutti quelli come lui, cioè quelli che avevano commesso il reato d'opinione di aver criticato l'Europa in quanto tale. Chi non critica l'Europa in quanto tale? Nessuno ne vuole uscire degli italiani, ma tutti ci chiedono di andarla a cambiare. E retroscena che le volevo raccontare è quando ho conosciuto il professor Savona, perché l'avrò conosciuto dieci giorni fa, insieme a Matteo Salvini. L'abbiamo conosciuto... Come ci avete pensato? Chi ve l'ha presentato? Chi ve l'ha proposto? Beh, l'idea è stata nostra, perché lui aveva scritto per il blog di Grillo per anni, nel senso che, di certo non è tra le sue referenze, voglio dire, ha ben altro curriculum, ma noi l'abbiamo conosciuto così. Cioè era una di quelle persone che diceva, dobbiamo mettere in conto che dobbiamo rivedere alcuni trattati, il fiscal compact, l'austerity, che è praticamente rivedere quel concetto per cui per ridurre il debito dobbiamo tagliare la sanità alla povera gente, 13 milioni di italiani non si possono più curare per difficoltà economiche, tagliare i soldi alle infrastrutture, tagliare i soldi al welfare, questo non si voleva più fare. E quindi decidiamo di incontrarlo, lui prende un aereo da Cagliari, gentilissimo, nella giornata, 82 anni, arriva, in, uh, arriva a Roma una persona che non dimostrava per nulla quell'età, e ci dice: Io accetto di fare il ministro per il vostro governo del cambiamento a patto e condizione che non mi chiediate di uscire dall'euro. E noi gli dicemmo: Noi non vogliamo uscire, lei non vuole uscire, iniziamo e mettiamoci al lavoro. È singolare che ieri la motivazione per cui è stato respinto questo governo, che aveva una maggioranza in Parlamento, lei mi ha presentato come un esponente della maggioranza come Giancarlo Giorgetti, ma è una maggioranza che non partirà mai perché ieri c'è stata negata questa possibilità. Beh, è singolare che tra le motivazioni sia stato proprio detto non può partire perché questo governo ha un ministro dell'economia che è contro l'euro, vuole uscire dall'euro e dobbiamo tutelare gli risparmi degli italiani. Vogliamo sentire come l'ha spiegato Mattarella. La designazione del Ministro dell'Economia costituisce sempre un messaggio immediato di fiducia o di allarme per gli operatori economici e finanziari. Ho chiesto per quel Ministero l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con l'accordo di programma. Un esponente che, al di là della stima e della considerazione per la persona, non sia visto come sostenitore di una linea più volte manifestata che potrebbe provocare probabilmente o addirittura inevitabilmente la fuoriuscita dell'Italia dall'euro. È mio dovere, nello svolgere il compito di nomina dei ministri che mi affida la Costituzione, essere attento alla tutela dei risparmi degli italiani. In questo modo si riafferma concretamente la sovranità italiana. Quella dell'adesione all'euro è una scelta di importanza fondamentale per le prospettive del nostro Paese e dei nostri giovani. Se si vuole discuterne lo si deve fare apertamente e con un serio approfondimento. Dove avrebbe sbagliato secondo lei il Presidente della Repubblica? Eh, nel dire che si voleva uscire dall'euro. Eh, guardi, io sono d'accordissimo su quello che diceva il Presidente della Repubblica sull'euro. Tant'è vero che ricorderà che io qui sono venuto a dire durante la campagna elettorale che non era più tempo di discutere dell'uscita dall'euro. L'ho detto in tutta la campagna. In altri momenti invece eravate favorevoli, poi sì, stato... virtuosamente. Ma io l'avevo spiegato con molta chiarezza questo. C'è stato un periodo in cui non pensavamo di poter andare ai tavoli europei per ottenere alcunché. Perché Germania e Francia erano molto forti. Poi quei paesi si sono indeboliti perché i loro popoli hanno tolto la fiducia come prima ai leader che sostenevano quel rigidissimo asse franco-tedesco. Tant'è vero che mi ha meravigliato anche che Macron abbia chiamato Conte l'altro giorno in una fase iniziale della formazione del Perché governo. Perché l'ha fatto, secondo lei? Secondo me Macron è, una persona, è uno statista molto intelligente e lungimirante e sa che se si vuole ottenere qualcosa in Europa, anche per la Francia, ti devi fare degli alleati. Voleva arrivare prima. Ed è, insomma, quello, ed è quello che volevamo fare anche noi, cioè farci qualche alleato in Europa e andarci con una persona che conosceva bene. I tavoli europei come il professor Savona. Il tema vero di quello che ha detto il presidente è che credo sia ingiusto. Io sono stato un profondo estimatore dello stile e del modo di, di condurre eh, del presidente Mattarella. È che si sia detto che noi volevamo uscire dall'euro. Non è vero, lo sa perché c'era un contratto di governo che non diceva questo. E soprattutto in questo periodo di trattative, abbiamo detto più volte al Quirinale che eravamo disponibili sia col professor Savona, ma soprattutto con Conte, che era il nostro premier incaricato non solo a dare tutte le rassicurazioni del caso al mondo, ma anche ad andare a incontrare i capi di Stato proprio per dirgli questo, perché l'obiettivo non era uscire dall'euro, era andare ai tavoli europei per ricontrattare alcune condizioni che oggi secondo noi sono ingiuste, anche per gli italiani. Allora, voi sono. sapevate che eh, Presidente della Repubblica non era favorevole al professor Savona, gli avete fatto altri nomi? Guardi, io ho avuto una giornata di scambi di comunicati sì, infatti, col Quirinale, come ha visto. Quindi lei dice le dico... che al Quirinale voi avete prima avete detto abbiamo detto i nomi di Siri e di Bagnai, che sono due persone che si occupano di economia per la Lega, ma che certamente non hanno uno standing insomma, internazionale. Non infatti. hanno lo standing del professor Savona. No, però no? io l'avete fatto. Poi avete, il Quirinale ha smentito. Lei ha confermato dicendo abbiamo fatto pervenire. Che significa? Beh, avete si... detto a significa Mantarella? che non esiste un modo formale per fare i nomi se non quello del Presidente incaricato. Tutto il resto fa parte delle interlocuzioni che si hanno per riuscire a fare in modo che quando il Presidente incaricato va al Quirinale con la lista, quella lista risulti vincente. No, il Presidente incaricato ha incontrato la il verità, Presidente della Repubblica più di una volta dire in, in ognuno di questi incontri. Ha fatto i nomi Presidente incaricato. Possiamo dire questo? Perché poi non voglio veramente non voglio alimentare il battibecco col Curinale, perché con, in tutto questo resto una persona, un uomo delle istituzioni e voglio andare avanti nella mia convinzione che con la democrazia le cose possano cambiare, anche se non finisce qui perché ieri ci hanno bloccato un governo votato dal popolo. Deve essere chiara una cosa: non, anda, non è che non andasse bene Savona, non andavano bene tutti quelli come Savona, allora seguendo quel ragionamento, non va bene neanche Cottarelli. Perché Cottarelli in un suo libro ha scritto chiaramente che all'Italia probabilmente conveniva uscire dall'euro e anche in esternazioni pubbliche ha detto che forse aveva fatto uno sbaglio ad entrare dall'euro. Fermo restando che noi avevamo sottoscritto un contratto di governo con Salvini nel quale non c'era scritto da nessuna parte si dovesse uscire dall'euro. C'era un nome che poteva sostituire Savona, che era Giorgetti. Eh. Giorgetti non era disponibile. Lui ve lo dirà, io lo so e lo dico pubblicamente e credo che l'abbia detto anche con molta umiltà perché ci ha detto chiaramente, io non sono in grado di andare a quei tavoli, non ho le competenze e le conoscenze per andare ai tavoli europei e ottenere i risultati per gli italiani, posso fare il ministro dell'economia in patria ma non ai tavoli europei. Io ma capito... Se non ce l'aveva lui pensi a Bagnai e a Siri con tutto il rispetto. E allora scusi, perché eh? abbiamo scelto una personalità che è stato ministro del governo Ciampi e lì andava bene, ma non andava bene per il nostro governo? Perché? Perché oggi la più grande battaglia è quella di ottenere i margini di spesa in Europa per poi investire qui in riforma del fisco, reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza, superamento della Fornero. All'inizio del nostro contratto con gli italiani, che noi abbiamo, contratto con gli italiani, non quelli che hanno firmato qui, ma il contratto di governo che abbiamo sottoscritto, abbiamo scritto chiaramente che gli obiettivi delle grandi riforme che mettevamo in quel contratto erano vincolati all'ottenimento di margini di bilancio in Europa. Quindi noi avevamo organizzato una squadra che non era solo il professor Savona c'era il ministro per gli affari dell'Unione europea Moavero, il Moavero era un ministro del governo Monti. C'era come ambasciatore Gian Santi, come ministro degli esteri, l'ambasciatore Gian Santi. Uno che aveva fatto una che squadra, a ragione, non mi permetto, che non era una squadra diversiva, era una squadra attrezzata per andare a combattere Però in mi scusi, Europa. Ma non così: Gian Santi era uscito dalla Farnesina, poi io non giudico se ha torto a ragione, sbattendo la porta. Per quella Farnesina era un incubo il ritorno di Gian Santi. Ripeto, ha torto o ha ragione, perché l'hanno litigato con tutto. Le posso dire una cosa: eh. questa storia del carattere no, torna sempre. Dice eh. no, ma Samuono non va bene anche perché ha un pessimo carattere. Gian Santi non va bene perché ha una personalità. Beh no, no, se era dimesso Noi proprio per protesta abbiamo, contro... Le posso ma dire, dire il però non che lo so. eh. io se devo scegliere dei ministri, devo scegliere dei ministri con una personalità, perché questa gente deve andare a parlare con la Merkel, con Macron, deve andare a, con Rajoy, deve andare a difendere gli interessi degli italiani. Se non hanno un po' di personalità e quindi non hanno un po' di carattere, e poi alla fine rischiano di essere pappemolli quando arrivano là. E, e questo era anche il principio che abbiamo utilizzato per questa squadra. Io credo che... Alla fine Savona sia stato un pretesto per fermare questo governo, un governo che aveva capito dove un andare a parare. Un pretesto di chi? Qualcuno dice un pretesto di Salvini, che ormai sondaggia la mano e ha detto ma senti un po', ma se io me ne arrivato con il centrodestra, vinco, e allora arrivederci, grazie. Guardi, grazie. ci sono tante teorie complottiste intorno a, questo, a questa, a questa questione. Idea. No, complottista no? nel senso no? che, sì, eh, sì, diciamo sì. di retroscena, per cui si dice no, Salvini mm. ha fregato di mai perché ha fatto saltare tutto. Per come abbiamo scelto Savona insieme e per come insieme abbiamo deciso di portarla avanti è altamente improbabile che ci sia stata una strategia dietro questo. Credo in, di più invece che un certo mondo, chiamiamolo establishment ma non per, fare, per creare ombre, abbia deciso in qualche modo di bloccare tutto questo perché è oltre le prerogative di un Presidente della Repubblica. Dire che un ministro non va bene perché ha delle opinioni. In passato quei ministri non andavano bene, uno era l'avvocato di Berlusconi, Previti, e lo voleva mettere alla giustizia, un altro era un magistrato in funzione, Gratteri, che si voleva passare alla giustizia. E questi casi qui sono dei casi evidentemente chiari legati a delle situazioni in cui erano le persone che si stavano per investire come ministri. Qui invece stiamo parlando di una persona che aveva delle opinioni, ma ripeto, questo principio allora andrebbe applicato a Cottarelli. Il quale tra l'altro, guardi, non le nascondo l'imbarazzo, quando l'economista Cot no? Cottarelli eh. si presenterà in Parlamento, già saprà di non avere, prima ancora di iniziare a pronunciare il discorso, i due terzi dell'Aula dalla sua parte. Cioè, uh -huh. Forza Italia oggi, Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle, hanno già dichiarato che non voteranno la fiducia. Quindi questo signore, paradossalmente, lui va per essere battuto si su, presenterà diciamo. in aula detto, per ricevere detto. la fiducia dal partito che l'ha cacciato come commissario alla Ma detto, Review. Ma non è detto nemmeno che è il PD. E non questo. sappiamo neanche se è il allora, PD lo da... Ricordiamoci un momento perché questa storia. In 72 anni di Repubblica una crisi così non c'era mai si è stata. Mai Bene. Allora ricordiamoci i fondamentali, guardiamo un momento l'articolo 92 della Costituzione, breve breve sui poteri del Presidente della Repubblica. Guardiamo un momento, il Presidente della Repubblica, eccolo qua. Il governo della Repubblica è composto per Presidente del Consiglio dei Ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i Ministri. Allora, l'interpretazione prevalente è che il Presidente della Repubblica possa non accettare delle proposte, perché lei arriva addirittura ad invocare, e anche questo è un unicum con il caso di Giovanni Leone, poi non si arrivò all'impegno, ma fu minacciato. Per, Beh, lui si... si dimise il Presidente, dimise, il, poi, il Presidente e poi, e poi, con... Leone tra l'altro era un mio compaesano, e poi, e poi da è stato mio professore all'università, e poi con tante scuse fu riabilitato in pieno e dice... Guardiamo il tuo articolo 90, per favore, che prevede la messa in... il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, tranne che per altro tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri. Attentato alla Costituzione. Io su questo voglio fare un ragionamento eh, molto logico. È pesante. Eh? Per me la... il fatto di non aver fatto partire il governo ieri, un governo che aveva la piena maggioranza in Parlamento, eh un atto che non ha rispettato la Costituzione. E io devo essere conseguente. Se dico che il Presidente ha violato la Costituzione, e allora questa responsabilità io la devo parlamentarizzare con l'unica procedura che esiste per discutere in Parlamento questa violazione della Costituzione. Io ho presieduto l'Aula per cinque anni. Il Presidente della Repubblica neanche si può nominare in Aula, a meno che in aula non arrivi la discussione in base all'articolo che abbiamo appena visto. L'altro articolo, quello che, lei il, che riguarda la nomina dei ministri, io sono andato a rispolverare quei testi, i manuali di diritto costituzionale che spiegano quell'articolo. Io non sono, come ben tutti sanno, non sono laureato, ho studiato giurisprudenza in parte, ma costituzionale l'ho fatto. E c'erano due testi, il Temistocle Martinez e il Bim Petruzzella. Se andate a vedere lì dentro, la dottrina spiega che il Presidente non ha margini di discrezionalità ampi come quelli di ieri nella nomina dei ministri, nella controfirma della nomina dei ministri. E questo deve essere chiaro perché in parole povere significa che non può dire che siccome un ministro ha scritto un libro in cui diceva che in casi estremi si può uscire dall'euro, allora per questo non lo nomina ministro. Ma allora cioè, scusi, come mai? Anche perché la morale della favola, e concludo, è che... In questo paese puoi essere un indagato per mafia, un condannato, puoi andare a prostitute, puoi fare quello che vuoi, puoi fare il ministro. Ma guai se sei stato critico nei confronti dell'Europa, lì il ministro non lo puoi fare. Come e spiega allora assurdo. che Roberto Fico, suo autorevole compagno di partito, dica Mattarella garante inappuntabile, sta agendo in modo accorto e imparziale? Data 23 maggio. Data 23 maggio. Sì. <ride> Quindi non stiamo parlando di oggi. E infatti, io sono stato un profondo sostenitore del Presidente della Repubblica in tutti i passaggi, ed è per questo che è incomprensibile. Le posso dire anche, le posso confidare: io non lo so, è talmente incomprensibile che non so eh, se eh, questa decisione. Eh, sia stata dettata anche da tanti dei fattori esterni che si stavano muovendo, perché se mi si viene a dire che il problema è che il ministro dell'economia è un simbolo e quindi le agenzie di rating sono preoccupate, la Germania è preoccupata, le banche europee sono preoccupate. E allora stiamo dicendo che è inutile che gli italiani vadano a votare, tanto i ministri li decidono, le agenzie di rating, le banche e la Germania. Allora diciamo che siamo un paese fondato sulle agenzie di rating e la sovranità non appartiene al popolo, ma magari al popolo tedesco e così ne usciamo. Io sono molto preoccupato anche per la deriva che c'è in questo momento, cioè quello di giustificare l'idea per cui se sale lo spread, allora si blocca un governo eletto dal popolo e si nomina un governo che già si sa non ha né la maggioranza nel Parlamento ma non ha mai preso vo un voto neanche degli italiani. Lei oggi ha difeso paradossalmente il governo Berlusconi. Sì, infatti questo le volevo dire. Lei sa cosa penso di Berlusconi ed è stato oggetto di un veto no? che di certo lui non ha digerito. Però il governo Berlusconi ad oggi, nel 2018, il governo Berlusconi concluso nel 2000, conclusosi nel 2011 come esperienza, è stato l'ultimo governo legittimato dal popolo italiano, sì, da una maggioranza vero. votata dal popolo italiano senza gambe di casacca a parte ne, gli ultimi Nel 2008, inizi. dieci anni fa. 2008, quello eletto nel 2008, dieci anni fa. Bene, quel governo cadde sotto i colpi dello spread. Ora, se oggi questo governo non si è fatto, il governo Lega Movimento 5 Stelle, che ripeto aveva già tutto pronto, io, io, io ero ministro del lavoro oggi, e quindi non è un'impuntatura, è una questione molto più grande, altrimenti Del si parla poteva... e dello sviluppo, economico, e dello sviluppo e economico. Io avevo già pronto un provvedimento che impediva alle aziende che prendono soldi dallo Stato di andarsene all'estero e lasciare i lavoratori in mezzo a una strada. E un altro provvedimento che stabiliva il salario minimo orario, che significa che tutto questo mondo della gig economy che tiene i ragazzi a consegnare pasti sulle biciclette e gli dà 5 euro al giorno, avrebbe dovuto pagare un minimo di 8 euro all'ora ogni... a tutti quelli che lavoravano. Bene, questi provvedimenti li potevamo fare subito. Non c'è stato permesso. Ma se mi si dice che non c'è stato permesso perché la finanza aveva paura, destava preoccupazioni, non può essere una giustificazione. Io ho creduto e credo nelle istituzioni della Repubblica. Il ragionamento che faccio sulla messa in stato d'accusa è: mettiamo che ci ripresentiamo alle elezioni. Io dico di nuovo agli italiani: votateci. Ma se poi mi ripresento al Quirinale e la mia squadra viene di nuovo rigettata, da me si dice l'arte dei pazzi. Che Quindi succede? questa storia la dobbiamo risolvere prima che si ricominci, no, lei, ricominci lei la campagna lei attiverà, elettorale. Lei attiverà in Parlamento il procedimento per la messa in stato di ah, Ma io su questo colgo l'occasione da lei per chiederle una cosa, perché io la posso attivare se colui che ha subito questa ingiustizia, l'altro che ha subito questa ingiustizia, è d'accordo, e cioè la Lega e Salvini. E io mi aspetto, allora, dopo no, tutto questo parlare. E dopo giuste denunce fatte ci sia questa disponibilità, altrimenti devo rivedere anche la considerazione che ho di lui. Fermo restando, che lo dico qui. Fino ad ora non posso assolutamente dire che non ci sia stata lealtà reciproca. Penso Quindi, che lo può confermare Quindi, se la Liga non accetta di fare la messa d'accusa al del Presidente della Repubblica. Mi sal... devi spiegare perché. Si, si rompe il rapporto tra, tra di voi. Vabbè, ma non c'era nessuna, come l'ho detto in principio, non c'era né alleanza né rapporto di coppia. Qui c'era un contratto sottoscritto di fronte agli italiani. Avete fatto una Ed fuga è... d'amore politica. Contra... Poi... No, 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 per carità. Eh, questo era un contratto sottoscritto di fronte agli italiani tra due forze politiche che parlano parlavano la stessa lingua in alcuni temi e in altri no. Infatti in quel contratto alcuni temi noi li abbiamo messi perché non eravamo d'accordo su tante cose. Quello su cui eravamo d'accordo l'abbiamo messo insieme. Poi, ovviamente, oggi ci siamo incontrati e ci siamo detti Potrà anche arrivare un governo non eletto da nessuno e che non prenderà la fiducia in Parlamento. Ma in Parlamento la maggioranza ce l'abbiamo sempre noi. E finché non si va a votare facciamo partire le commissioni Sentiamo, e portiamo avanti i provvedimenti a del contratto. Della scelta dei ministri, qualche giorno fa, lei ha detto quello che adesso riascolteremo. Il Presidente della Repubblica al massimo che diranno a Conte. Voi continuate su questa linea? Sì, andiamo di là. No? Senta, ha tenuto tazionale. tutto l'impianto? Quindi anche buona l'economia? No ma eh, sui ministri non c'è nessuna discussione in atto perché i ministri Attenzione. sceglie il Presidente della Repubblica, quindi non fate retroscena sui ministri perché non ce Però sì, voi avete ottenuto conto in qualche modo. Eh, Salvini diceva che lo schema che deve tenere è quello che prevede anche Conti all'economia, giusto? Non mi pare che Sardini abbia detto questo, non mi risulta. Non le risulta. I ministri li sceglie il Presidente della Repubblica. Su proposta del Presidente del Consiglio incaricato. Noi abbiamo incaricato Però, insomma, Conte... ha detto, Per come l'ha detto, io ascoltatore dico, beh, insomma Di Maio è convinto che, che i ministri li sceglie il Presidente della certo. Repubblica. Eh, io ne sono fermamente convinto, ma li sceglie nel senso che il Presidente del Consiglio incaricato gli fa una proposta e il Presidente della Repubblica deve motivare il no. Ma il, no, ha motivato. Ma il no motivato da ieri... Eh, ieri eh, mi scusi se ci ritorno e mi dispiace anche se può sembrare un conflitto istituzionale così grande perché lo è. Se il Presidente dice che noi volevamo uscire dall'euro ed è per questo che non ci ha fatto partire, eh, ci sta mettendo in difficoltà anche di fronte agli italiani perché noi non volevamo uscire dall'euro. Cioè, se tutta la motivazione del blocco di questo governo è... Volevano uscire dall'euro e allora trovatemi sfido chiunque a trovare traccia nel contratto dell'uscita dall'euro. Però vede, i mercati non è che sono dei complottisti. Eh, I mercati sono fatti in tutto il mondo, di gente che pensa soltanto ai suoi interessi, pensa a guadagnare soldi e pensa a non perderli. E chi ha investito in, in, sull'Italia in questo momento ha paura di perdere i suoi soldi, perciò vende i titoli italiani e vende le azioni italiane. Sta succedendo un macello, 63 miliardi persi in pochi, in pochi giorni, lo spread a 235 e chi lo sa se si è fermato. Allora, lei crede che ci sia un signor complottista che dice adesso 235, no, io... adesso portiamo a 335? Sì, sì, sì. A chi fanno? Conosco bene la dinamica dei mercati eh, anche perché allora, durante, dice, eh... durante questi anni sono stato a Londra a incontrarli questi investitori, appunto, i fondi di investimento. Appunto. Voglio dire due cose: a chi giova questo? Voglio dire due cose: prima di tutto, lo spread non si è fermato perché oggi è stato nominato Cottarelli e continua a salire e probabilmente continuerà a e salire che? perché aspetta, la colpa non aspetta. eravamo noi, la colpa è l'incertezza. Aspetta. Il vero tema della... Perché stamattina di... però lo spread era sceso, poi sono state molte dichiarazioni bellicose... Vabbè, allora ci stiamo cui... zitti... No, 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 non <ride> no, ci mancherete, voglio dire, faccio però non è partita. che sono voglio... La borsa a 2%, lo spread è sceso a 1,90, poi shum, a 2,35, che cosa è successo? Che è successo? È successo che è colpa sempre di Di Maio no, che dico parla che è alle telecamere e quindi no, lo spread impazzisce. No, no. Ma che no. è successo? Le posso dire la versione mia e soprattutto la strategia che avevamo noi? Abbiamo chiesto fateci partire subito questo governo perché dobbiamo fare una cosa, andargli a incontrare gli investitori con un presidente del consiglio legittimato e un ministro dell'economia legittimato e andargli a spiegare i veri piani che abbiamo di fronte, perché i mercati non è che hanno delle informazioni particolari, attingono informazioni dal mainstream in questi giorni i giornali di tutta Europa hanno descritto me come la lebra e la peste per l'Italia, hanno descritto il movimento come. No, i lei e Salvini, tutte e sì, due, no, devo dire. Perché no. sì, poi Salvini si difende da solo, mi difendevo no, per quanto mi riguarda. No. Eh, I barbari prendono Roma, i populisti aggrediscono Roma. Tutto questo ho letto. Quindi i mercati che leggono questi titoli, mica erano spaventati dal professor Savona, erano spaventati dal governo in quanto tale. Quello che volevamo fare noi. Infatti quando... dicevano che la sciagura peggiore potesse capitare è proprio quello che. E governo le, voglio Lega 5 questa... stelle. le voglio raccontare questa cosa. Quando sono stato a Londra a incontrare gli investitori, loro me lo dissero: eh, se non sbaglio, a febbraio o a gennaio. La peggiore delle ipotesi che possa capitare è un governo Movimento 5 Stelle Lega, e Lega. mi dissero: tanto sappiamo che non capiterà mai. È successo sì. tre mesi dopo. Ma mi hanno anche detto. Le stesse preoccupazioni le avevamo per altri governi. Ora Paragone infelice, quello con la Grecia con Tsipras. Quando fu eletto, Tsipras, eh, noi eravamo preoccupati come investitori. Poi Tsipras è venuto qui e ci ha raccontato che cosa voleva fare e ci siamo calmati. Ora, Paolo, lasciamo, gli hanno mandato la troia, l'hanno fatta a pezzi. Lasciamo fatti, perdere un lei attimo, no, 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 lasciamo e perdere la un attimo Tsipras e, e la Grecia perché noi non siamo la Grecia. Ma il punto fondamentale è che se ci davano l'opportunità di partire. Una volta che andavamo a raccontare lì che non volevamo uscire dall'euro, che non volevamo far saltare l'Europa, ma volevamo fare gli interessi degli italiani, perché come ha detto lei, gli investitori pensano ai loro interessi, il nostro governo dovrebbe pensare agli interessi degli italiani, allora vedeva come si creava un rapporto di sinergia con quel mondo, dove noi eravamo descritti come i barbari. Ma barbari non siamo se ci hanno votato 17 milioni di persone, 11 a noi e gli altri dall'altra parte. Quindi il vero tema è che non ci è stato permesso neanche di andare a parlare con i mercati che come diceva lei non è complottismo sono degli investitori che vogliono rassicurazioni le rassicurazioni erano che noi nel nostro programma mettevamo la riduzione dei tempi della giustizia mettevamo investimenti nelle infrastrutture investimenti in quello che può servire Beh, a far sviluppare l'economia in Insomma, mica tanto, quelle erano utili. Più, più quelli che toglievate e eh, ho capito, voi le considerate tutte inutili Beh, Quindi, Fino insomma, ad ora non mi è... pare che abbia pagato dal punto di vista dell'economia investire in quelle, Se abbiamo boh. sostanzialmente delle opere che non hanno creato neanche sviluppo economico? Vabbè, però voglio dire, tornando un momento al, al clima, spread a parte, non trova che avviandoci ad una campagna elettorale molto complicata, giustamente competitiva, bisogna un momento calmare gli animi. Oggi vedere dei tweet. In cui eh, si accusa, eh, si, cioè, si augura la morte al presidente della, della, Ma de, sarà della qualche... Repubblica. La mafia ha ucciso il Mattarella sbagliato. Qualco cioè, lei capisce, cretino lei che capisce, dice queste cose e lo condanno sempre, per carità. Sì. E, e mi pare che io qui non stia ad insultare no. qualcuno. Sto spiegando no. le ragioni anche di una delusione istituzionale. No, se lei, se lei, che devo è necessariamente da... comunicare allora, al Paese. Perché gli italiani devono sapere le cose come stanno. Altrimenti allora, come. voglio dire. Lei si rende conto che in questo momento c'è una maggioranza in Parlamento che potrebbe approvare le cose che chiedono gli italiani da anni, da 30 anni, e non ci è stato permesso di partire. Beh, lei però ha accusato il Presidente della Repubblica di truffare gli italiani violando la Costituzione. Capisce che altro gli può dire peggio Beh, di questo? Se io sono convinto. Eh, che, allora facendo... qualcuno poi un po' strano dice, ah, ho detto, allora mascalzoni, allora, ah, allora che gli annotazioni ammazzia... in questo Paese? Devo un stare... poliziotto indirizza non, non dico che lo dica lei, devo starmi zitto perché salgono gli spread. Non devo no, parlare, no, non devo esprimere il mio diritto di no. dire che secondo me il presidente della, eh, della Repubblica facendo quell'atto non ha rispettato la Costituzione. E allora lasciamo no, stare. No, 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 no. <ride> ma, ci battegliamo pure ma di mezzo ci man, il voto. Ma, non diciamo per carità, ma ci No, ma lo dico altro. ironicamente. Il per, il per è è di le... to... Ma non trova che dei toni più pacati nella piena e ci mancherebbe altro libertà delle opinioni, insomma, gioverebbe ad avviarci una campagna elettorale che è eterna, io Guarda, non so mai quando, adesso il, lo ricordo quando è cominciata la campagna elettorale boh, lasciamo perdere, <ride> Appunto, lasciamo perdere. Quindi, in, in realtà vi dico, quando oggi ho proposto una manifestazione di piazza il 2 giugno, pacifica, per rivederci in piazza con la bandiera tricolore e affermare il principio che la sovranità appartiene al popolo, ancora una volta il movimento assolve ad una funzione che è quella di inglobare la rabbia e non farla trasformare in odio. No, ma questo, questo è no, no, un problema ma, che esiste, tengo, non c'è dubbio. Ci tengo non a spiegarlo dubbio. perché non è tanto quello che dico io, è che se lei, ma sicuramente l'avrà fatto, io sono stato in giro oggi, c'è tanta gente che non ha compreso quello che è successo ieri, è solo arrabbiata per il fatto che dopo 85 giorni di tentativi di creare un governo eravamo arrivati a un passo dalla meta e si è azzerato tutto. E oggi stamattina si svegliano e si ritrovano Cottarelli al Quirinale, ma dove era? nel cassetto, l'hanno tirato fuori un'ora dopo che ci hanno fatto saltare ma il governatore era già il pronto giu... questo giugno. Non signore. trova che il 2 giugno dovrebbe essere una data di conciliazione nazionale? Eh, ma dopo cioè, fare quello una che è successo in ieri... piazza il 2 giugno è proprio è la festa della Repubblica. Dopo quello che è successo ieri eh, è, è, il nostro è il dovere giu... è la conciliazione nazionale ma dicendo la verità cui... e rivendicando il principio è... della sovranità di un paese. È il giorno in cui il capo dello Stato apre le porte equilibrare i cittadini, fare una manifestazione proprio quel giorno. Eh. Eh, ma non certo una... non l'avete scelta a caso. Guardi non che non è una quindi... manifestazione contro la Costituzione o contro la bandiera o contro la Repubblica. È, è una manifestazio... No, è una manifestazione che... È autorizzata dallo stesso diritto di manifestare, che è sacrosanto e che c'è per la nostra Costituzione altro, della Repubblica. Qual è il miglior modo di festeggiare il 2 giugno se non con la manifestazione pacifica anche di un dissenso? Io aumento Daniele Di Marzo, che è venuto in casa vostra, vediamo che ha scoperto, è la nostra collega che vi segue. Impeachment, mobilitazione, rabbia, ingerenza politica. The day after del Movimento 5 Stelle continua con un'altra raffica di parole di fuoco. Con la messa in stato d'accusa obbligheremo il Parlamento a discutere di quello che è successo ieri. Ma soprattutto faremo in modo che dopo le prossime elezioni non ci sia lo stesso presidente che impedirà nuovamente la nascita del governo del cambiamento. Nessuna spallata al Quirinale, solo menzogne e forzature manda a dire il capo politico dei 5 Stelle che invita alla mobilitazione a Roma il 2 giugno, festa della Repubblica e chiede agli italiani di appendere il tricolore alle finestre contro la decisione assunta dal capo dello Stato. Avremo un governo non solo non votato dal popolo, ma neppure dal Parlamento. Un vergognoso unicum nella storia della Repubblica. E oggi alla Camera tra i pentastellati sono volti scuri ancora increduli. E quando chiedi e ora, rispondono così. Applicheremo l'articolo 90 della Costituzione, che prevede che si possa mettere in stato d'accusa il del Presidente della Repubblica perché non ha agito nel, nell'ambito delle sue prerogative. Mattarella e io... ha parlato dei risparmi degli italiani. Ma te i risparmi degli italiani, ha la prerogativa? per tutelarli lo stesso, rimandando al mittente i decreti che, che, da che danneggiano i risparmi italiani. Guarda caso però non l'ha fatto quando hanno fatto il decreto salvabanche che ha rovinato la vita a 100.000 investitori e a 100.000 risparmiatori italiani. Insistere su Savona non è stata una provocazione istituzionale da parte vostra. Ma la provocazione qual è? Avere delle idee chiare e scegliere un indirizzo che abbia delle idee chiare? Io questo non lo capirò mai. Di Maio e Salvini, due grandi tessitori spiazzati dal colle oggi, si sono incontrati ancora. Si riparte, si son detti, si va avanti, promettono di fronte a un fallimento per loro inaccettabile. E per tutti i grillini in testa ora il mantra è al voto subito, o meglio a settembre per Di Maio che fa sapere che senza la fiducia a Cottarelli in Casa 5 Stelle ci si ripresenta al voto con le stesse liste per andare al governo, dice, consegnare agli italiani quel cambiamento promesso e votato. Ci dispiace perché, ripeto, tanti cittadini in questi mesi dicevano, anche quelli che avevano votato altre forze politiche, ci siamo, adesso è il momento del cambiamento. E invece qualcuno pensa che si possa dire a questi cittadini, no, puoi andare a votare e poi noi facciamo eh, quello che vogliamo, quello che vogliono i mercati. Allora è corretto augurare a ogni partito di raggiungere il 51%, però diciamo che è improbabile pensare di nuovo di allearvi con la Lega. Ma Premesso che non era un'alleanza, io di fare un nuovo contratto con la Lega. Io spero, spero che nella prossima legislatura ci possa essere la massima autonomia del Movimento 5 Stelle per governare da solo. Ovviamente c'è un rischio che ci ripresentiamo nelle stesse condizioni al colle dopo le prossime elezioni politiche? Sì. Ma questo lo hanno valutato quando ci hanno respinto il governo ieri? Perché c'è una sola certezza: poi magari sarò smentito dai fatti: che le due forze politiche che avevano sottoscritto il contratto perché avevano vinto le elezioni, cioè il Movimento 5 Stelle e Lega, possano essere più forti nella diciannovesima legislatura, cioè quella che verrà dopo le prossime elezioni politiche e magari ripresenteranno di nuovo Savona all'economia. Lei si rende conto che quello che è stato fatto ieri potrebbe soltanto essere il rinvio di una situazione che si ripresenterà con ancora più forza tra poco. Io non sono un estimatore di Massimo D'Alema, ma lei l'avrà visto quel fuorionda di qualche giorno fa in cui diceva grasso se questi vanno al voto con il veto su Savona prendono l'80%. Mi ricorda quel fuorionda di Fitto prima delle elezioni politiche in cui diceva Salvini stai attento che i 5 Stelle al sud fanno cappotto e si prendono tutti i collegi uninominali. Ed è andata così perché questi sono animali politici che conoscono bene le dinamiche del paese. E guardi che l'affetto che mi sta arrivando da tante persone in questo momento, ma anche che non ci hanno votato... E che dicono è incredibile quello che è successo perché si ripresenterà la stessa situazione tra un po'. È un affetto che mi porta ad andare avanti, ma devo andare fino in fondo. Cioè... Lei, in campagna elettorale, eh, non può chiedere credibilmente il 51%. Su, non, non, no, però, questa non è una nelle... legge che sappiamo che la soglia è intorno al 40% tra gli uninominali e i plurinominali. Insomma, eh, ora insomma, non 41, entriamo nei tecnici. Cioè, dire, deve dire, quando sotto le chiederanno, ma lei vuole fare un contratto con la Lega di nuovo, che risponderà? Ma il contratto già c'è. Lei ah beh, ci riprendiamo lo stesso. Io non credo che ma... sia... Cioè, I problemi degli italiani non è che siano cambiati negli ultimi 80 quindi, giorni. Dobbiamo sempre risolvere, quindi, quello è il problema. Ma alle, non è che c'è... Alle consultazioni... Forse sono peggiorati, ma sono sempre quelli. Alle consultazioni di settembre, lei e Salvini vi presentereste a Quirinare dicendo dove eravamo arrivati? Ma io spero di no, perché sarebbe assurda questa situazione. Io spero almeno che quando ci hanno respinto il governo ieri... Chi ci ha respinto il governo ieri abbia un buon piano B. Perché se il piano è sempre quello A, cioè di ritrovarsi ancora col Movimento 5 Stelle, la Lega più forte al Quirinale, Ma è il piano B tra poco? No, no, non lo so. <ride> lei, io guardi, eh, ma stasera sono venuto da lei anche per poter eh, come dire, dire, dire le cose con molta onestà. Ha del surreale tutto questo. Perché era pronta la lista dei ministri. Io avevo... Lei immagina cosa significa fare una lista dei ministri? No? Devi anche nimicarti qualcuno internamente alla forza politica, devi contrattare, devi sentire. Avevo messo insieme. Il, dei ministri. il suo braccio destro, Spadafora, era scomparso, che è successo? No, ma mh, Vincenzo sapeva benissimo che c'erano tante figure da individuare per alcuni ministeri con delle particolari competenze in alcuni ministeri. Al Movimento 5 Stelle andava il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro, la Giustizia, Infrastrutture e Trasporti, Ambiente, andavano i ministeri più importanti perché avevamo il 32%, eravamo due terzi noi, un terzo la Lega. Conte era una persona vicina a noi, era tutto pronto per cambiare l'Italia... Poi è arrivato che Mattarella, zacchete! No, ma lo sa che cosa è? Che ci hanno fermato con una cosa che non è vera. Perché ci hanno detto che volevamo uscire dall'euro. Allora io passerò il tempo a ricordare che questa è una menzogna. Mi dispiace dirlo, però è così. Non mi si può... è come quando si disse... Che se, era messa, se la ricorda la ghigliottina alla Camera dei Deputati che fu messa dal presidente Boldrini per trasferire 7 miliardi e mezzo di euro alle banche in una notte? Si disse no, l'ho messa per non far aumentare l'IMU agli italiani. A me ricorda quel genere di scusa che poi ha portato al tracollo di quei partiti. Non marzo. è così meccanico per l'euro, eccetera. Il presidente della Repubblica si è preoccupato di una situazione generale, dimostrata anche, ahimè, dai mercati in questi giorni, che mettesse a rischio il risparmio degli italiani. E posso dire un una cosa, come, sei, ha detto, un serio, come ha detto no? Maglio Di Stefano prima, a parte che il risparmio degli italiani lo potevamo tutelare evitando i decreti di Marielle Naboschi che salvarono le banche e mandarono sull'astrico centinaia di migliaia di italiani. Eh, cioè, così Ma così lasciamo messo, perdere bene, questa cosa per... qua. Dai. E allora perché Salvini poteva stare nel governo se ha dichiarato peste e corna sull'euro molto peggio di Savona? Perché non era il ministro dell'economia. Era il ministro dell'interno, era uno degli azionisti di questo governo. Certo. E, è tutto molto strano. È tutto molto strano, perché se andiamo a vedere i ministri che stavamo indicando. In in questo governo. Di certo nessuno era stato eh, come dire, benevolo con l'Europa, tutti avevano espresso de delle critiche. E la la lo stesso Cottarelli ha detto difende meglio che nel passato, quindi anche lui ha delle critiche sul passato. E tra l'altro la cosa che mi ha meravigliato di più è che in questi giorni tanti tanti commentatori autorevoli difendevano Savona. Da questo vetto? No, ma Savona è un eccellente professionista, ci oh, mancherebbe altro. diciamolo, perché no, ma, io noi avevamo coinvolto io conosco, non avevamo io conosco quando, Squartatore, quando, avevamo coinvolto una persona che, che conosceva da lei, bene le dinamiche. Da quando lei andava al liceo, quindi per forse anche per la <ride> <da> prima. <ride> insomma, eh, però voglio dire, sanno delle circostanze nelle quali, vabbè, vabbè è successo quel che è successo. Grazie, grazie Luigi Di Maio, certo. buon, buon lavoro.